Un progetto turistico per Arezzo. Le linee guida sono state tirate, oggi è stato presentato. Quali sono le peculiarità? Arezzo ha bisogno di lavorare sul turismo in modo serio e professionale, quindi negli ultimi 10 anni purtroppo le competenze anche sul turismo in Italia sono cambiate almeno 3 volte, quindi prima se ne occupavano le APT, poi la provincia, ora è stato risuddiviso tra comune e regione. Il nostro obiettivo, come un po' il resto d'Europa, perché si parla più di 400 enti che lavorano sul turismo in Europa, soprattutto in Francia e Germania ce ne sono veramente tanti, anche l'Italia si sta avvicinando a questa logica che in gergo tecnico si chiama DMO, ovvero un ente che possa lavorare sul turismo in modo stabile e continuativo con dei professionisti e che possa lavorare su tutto quello che è la promozione da un lato, ma anche l'organizzazione della destinazione turistica, facendo un po' da ponte tra quello che è l'amministrazione locale, comunque in generale gli enti pubblici, e tutti gli operatori privati. Questo ovviamente aiuta tantissimo nella promozione di un territorio, anche perché riesce finalmente a coordinare anche tutta la parte di eventi, di progetti, di gestione dei punti di informazione, quindi diciamo che è una sorta di gestore unico che fa da coordinatore per un mondo molto complesso come quello del turismo. Secondo noi è un passaggio obbligatorio perché il comune da solo non ce la può fare, e quindi in questo caso la nostra è un po' una chiamata alle armi a tutti quelli che sono gli enti pubblici di Arezzo e anche dai privati, quindi si sta cercando anche partner che possano in qualche modo supportare anche economicamente il progetto, e abbiamo intenzione nel 2018 di partire, quindi da oggi chiunque può comunque contattarci per aderire a questo progetto, che è un progetto molto molto ambizioso e che potrebbe finalmente cambiare faccia a una città che da troppo tempo stenta, soprattutto in Toscana, a rilanciarsi, perché purtroppo, benché negli ultimi 2 anni i numeri sono molto positivi, perché si parla di un aumento di quasi 50.000 presenze in 2 anni, quindi quasi un 17%, la base su cui partiamo in confronto ai nostri cugini delle altre città toscane è ancora molto bassa, siamo tra nelle ultime posizioni, quindi è fondamentale a questo punto sfruttare un momento storico a mio avviso favorevole, perché i piccoli centri e comunque le città come Arezzo oggi vanno anche molto di moda, perché si sta un po' svuotando le grandi capitali, quindi diciamo ora è il momento giusto per crederci. Noi ci crediamo, ci investiremo un minimo 1 milione di euro in 3 anni, e se arriverà la tassa di soggiorno, come ci auguriamo, investiremo ancora di più, e quindi ora è veramente il momento di spingere sull'acceleratore. Si è parlato di 3 aspetti principali su cui porre l'attenzione. Quali sono? Ma principalmente quello che dovrà fare questo nuovo ente, prima di tutto, è quello di coordinare e quindi di cercare di mettere un po' a regime tutto quello che oggi già c'è in città, perché spesso noi diciamo ad Arezzo c'è poco, ma in realtà c'è tante cose ma non si conoscono, quindi la prima cosa sarà fare la famosa governance, quindi mettere a sedere ad un tavolo un po' tutti gli attori e cercare di coordinarli. Poi ovviamente molto sarà da lavorare sulla promozione, perché Arezzo, come si dice ormai da tanto tempo, è poco conosciuta. Nella presentazione di stasera parto con un video che fa vedere una discussione tra, diciamo, quelli che erano i massimi esperti dell'epoca, era il 1991 e si diceva più o meno gli stessi problemi di oggi, quindi noi dobbiamo fare sicuramente un salto importante, e la comunicazione sarà strategica, soprattutto quella digitale, dovremo sempre più far conoscere Arezzo fuori ovviamente dai nostri confini. E dopo dovremo lavorare su grandi progetti, quindi su progetti che comunque portino un turismo stabile e continuativo, e su grandi eventi, che i grandi eventi devono fare comunque nei prossimi anni uno step ulteriore per diventare non eventi locali, ma eventi comunque di richiamo nazionale e internazionale. Ovviamente per fare questo servono ancora più risorse che i privati comunque dovranno in qualche modo anche investire, perché i grandi eventi, soprattutto fatti nelle altre città, spesso c'è il privato dietro comunque che lavora per far sì che questo evento diventi comunque un'attrazione turistica. Questi 3 grandi temi sono quelli che abbiamo trattato oggi e che saranno un po' il futuro dei prossimi 3 anni per Arezzo. Si è parlato di grandi eventi, quali saranno quelli che ci aspettano in questo 2017? In questo 2017 ci sono molti eventi culturali del sindaco che riguarderanno ovviamente sia la Galleria d'Arte Contemporanea che la Fortezza, e quindi occuperanno un po' tutto il periodo estivo. L'ufficio grandi eventi del comune riproporrà un vecchio interno che stanno su una veste molto più di spessore, quindi lavoreremo tanto per raccontare la storia della città insieme alla collaborazione con il polo museale, la fraternita, quindi
faremo diventare l'evento un po' quello che gli americani chiamano edutainment, cioè un evento che diverte ma che al tempo stesso si fa cultura e si racconta la storia del nostro territorio. Poi ovviamente rifaremo Natale perché ha avuto un successo incredibile, i dati parlano di un 75% di aumento di presenze turistiche a dicembre in 2 anni, quindi è una manifestazione che ha ingranato bene, dobbiamo portarla avanti. Più ci saranno 2 novità, lavoreremo molto sulla Fiera Antiquaria perché deve tornare a essere il fiore all'occhiello della città, quindi l'1 e il 2 luglio faremo un esperimento di un evento che va oltre il mercato, quindi intorno ai banchi ci sarà attività di ogni genere, quindi molte associazioni culturali hanno aderito, quindi ci sarà teatro nei balconi, ci sarà musica, ci sarà attività convegnistiche, quindi veramente sarà un fine settimana molto particolare. Il fine settimana successivo faremo un evento di Arezzo Cinema, che Arezzo Cinema sarà una delle pillole su cui lavorerà la DMO, e faremo 4 serate di cinema all'aperto in Piazza Grande, e si va dal cinema muto a invece dei film molto più particolari. Tra l'altro vogliamo anche festeggiare i 20 anni della Vita Bella, perché vi ricordo che nel 2017, in particolare il 19 dicembre, sarà 20 anni dall'uscita di cinema, quindi dovremo anche in questo caso sfruttare molto di più l'occasione, perché poche città hanno la fortuna di avere un film che ha vinto 3 premi Oscar.